Tra un po' devo andare sul lago che mi è capitato sotto le mani una cosa molto figa. Devo andare a fare delle foto a un evento. Avete presente a Dinner in the Sky? Cioè quell'accrocchio che sollevano con la gru e ci sono le sedie, il tavolo ed è una specie di esperienza dove mangi o fai aperitivo a 50 metri a terra. Ecco, mi hanno chiesto di andare a fare foto a una cosa del genere e mi danno due biglietti. Quindi io devo capire come andare, cioè con chi andare nei prossimi giorni, però niente, mi danno due biglietti, questa roba strafigo. Devo capire chi non ha paura delle altezze, perché 50 metri sei sospeso nel vuoto mentre ti mangi un budino, sei... non lo so. Fatto sta che quello stamattina adesso mi faccio una delle colazioni più sane della mia vita, cioè delle albicocche, una pesca, una mela, una banana e dello yogurt alla vaniglia. Hai voglia? E tra l'altro mi sono svegliato anche con un pochino di mal di gola per qualche ragione. Ieri penso di aver preso forse un pochino freddo a stare tutto il giorno in camicia. Non lo so, non avevo freddo, ma forse avrei dovuto mettermi una giacchetta, qualcosina. Ah, lo schifo è incredibile, ragazzi. Cioè, ieri arrivo qua in casa e sento un colpo schifoso, mi guardo sotto i piedi e voi non potete immaginare cosa c'era. Cioè. Quando l'ho visto ho detto, ma come cazzo ho fatto? C'era una lumaca, ragazzi, cioè sono scappate tutte dal basilico che avevo messo, mi sa, troppo veleno, come vi ricordate. Ed è arrivata in cucina, non so come è entrata, cioè, vabbè, avevo la finestra aperta, ma cazzo, si è arrampicata dalla finestra, la lumaca. Per finire, o è cresciuta qua? Non so, questo è il mistero della vita, mistero della fede. Comunque io adesso mi rilasso un due. Mi preparo e tra non molto dovrei già partire, anzi già da un quarto d'ora devo partire, cazzo, ho poco tempo. Vabbè ragazzi, questa è la sito come al solito. Ah, mi bevo anche del succhetto, visto che ce l'ho, per rimanere in tema, faccio la mela. Comunque ora ragazzi mi sono ricordato come mai sono raffreddato, perché Dio santo, macchina, metto il condizionatore, poi esco fuori, ci sono 30 gradi. Quindi dentro fuori... non aiuta, ieri c'era particolarmente caldo, quindi insomma tutto fa barolo. Poi ieri in tutto questo mi sono ricordato che, visto che avevamo caldo in ufficio e noi siamo dell'IT, abbiamo aperto la sala server, così è entrata l'arietta del condizionatore, perché là ci devono stare a 21 gradi fissi i computer. È entrata l'arietta del condizionatore, si stava da Dio. Perché ovviamente in ufficio devono ancora accenderlo il condizionatore, però l'aria server, la stanzetta deve essere sempre raffrescata, a una temperatura mite e docile. Quindi niente, mi ha fatto molto ridere come cosa. Abbiamo chiuso la porta del nostro ufficio, chiuso tutto e aperto la sala server. Siamo in macchina, stiamo andando all'Aziz sul lago di Garda, a questo evento. E devo, adesso arrivo, mi faccio un aperitivo con il mio amico che mi ha chiesto di fargli sto favore e poi facciamo delle fotine lì, ma è letteralmente 15 minuti di lavoro, secondo me neanche. C'è il taglio del nastro, solite robette, nulla di più, nulla di meno, ragazzi. E non so se vado oggi o penso un altro giorno, penso che mi farò una sera qua con un pochino il tramonto, molto carino. Tra un po' arriva l'amministrazione locale, il sindaco e quant'altro, e così facciamo aperitivo. Ragazzi, inaugurazione fatta e mamma mia, non vedo niente. Io vengo qua, mi sa, martedì cena o giovedì cena, o mercoledì cena. Fotine ci sono, adesso tra un po' mi faccio il pranzetto. E sto morendo di fame. Ragazzi, esperienza finita. Mi sono mangiato mi sono mangiato della pasta ai frutti di mare. Buona, molto molto buona. Adesso vado al parchetto con gli altri, si esce un pochino dopo un aperitivo, poi stasera penso che andremo in sagra a San Pio, visto che cioè, sono giorni che ne parlo, non siamo ancora riusciti ad andare. In tutto questo devo ancora editare tutti i video della settimana, cioè mercoledì, giovedì, venerdì e oggi, cioè 4, ma penso che farò tutto domani, visto l'andazzo, secondo me. Domani ho un caffè e forse un'ape.
insomma, mi piace tenermi impegnato. Poi lunedì, come sapete, è sempre la giornata infernale. Martedì invece vado a cena lì, appunto sul lago, che voglio provare questa esperienza anch'io. E che prima pranzo abbiamo mangiato lì, però non eravamo saliti, ho provato solo i sedili ed erano veramente comodi, quindi non vedo l'ora di salire a 50 metri. Porto probabilmente, no, non so chi portare, penso la Maria e la Nicole, dobbiamo vedere come si riesce con i biglietti e quant'altro. In tutto questo oggi mi hanno dato anche una multa, che però non pago io, figurarsi, però sono passati quelli della municipale a fare le multe in tutta la via. E io avevo, cioè il posto era giusto perché c'era il disco orario di 2 ore, io ero giusto coi tempi, ma purtroppo in sta macchina non avevo il disco orario, quindi non potevano certificare. E quindi niente, multina. Fatto sta che niente, mi devo comprare anche il disco orario. Adesso a casa dovrebbero essere arrivati anche gli occhiali da sole, quindi mi sa che prima di andare e di uscire con gli altri me li vado a pigliare, che li provo così. Perché dovevano arrivare martedì, ma Amazon mi è venuto fuori pacco consegnato e top. Così li proviamo subito, li sverginiamo. Comunque ho ripensato ai vlog, no? E letteralmente mi sono reso conto che a differenza di anni fa o di come ho sempre fatto, cioè questi contenuti non hanno il minimo senso, ragazzi, non so neanche perché mi seguiate. È letteralmente, come dicevo, la mia vita. Cosa faccio? Dove vado? Chi vedo? Cosa mangio? È questo. E non c'è nulla di... Non dico nulla di interessante, non dico... Non faccio insegnamenti, non faccio politica, non faccio religione, non faccio niente, non faccio informazione. Quindi ogni tanto ci sta a mettere delle pillole, delle interviste, queste cose qua, ma principalmente sono io che vi racconto, vi faccio vedere la mia vita. Quindi sono molto felice, anche se siete in quattro gatti che mi seguite, ma sono abbastanza felice di farlo. Anche perché è bello poi rivedere quello che si è fatto in passato, no? Io cioè, lo consiglio a tutti, poi c'è gente che è più predisposta ai social o meno. A me non fa parte di me oramai, fa parte della mia vita. Io non dovevo esplodere, ragazzi, me lo sarei anche meritato, perché cioè, io ho iniziato a 12 anni a fare video su YouTube. Nulla di interessante, però. Occhiali arrivati, appena provati, per adesso sembrano comodi, ma cioè, devo darci un po' di tempo per vedere se ne vale la pena o meno. E molto classici, nulla, nulla di che, nel senso, non è che sono bei occhiali, ma nulla di classici, classici. Si va sull'Easy, ragazzi. Che caldo! Va bene, ciao. Vedi, siamo in un mondo veramente Ma che assurdo. Allora, signori, io non ho mai visto un aperitivo del genere, cioè guardate quanto cazzo me l'ha fatto all'orlo. E fatto sta che niente, adesso sto morendo di caldo, quindi mi azzuffo. Dottore Giovanni, che dopo un periodo sono sparita. Le ho allontanate. Però ora ti vanno dietro. Basta. Arrivati in sagra, adesso si va a mangiare, sono le 10 oramai, tra una cosa e l'altra. San Pio X, e stasera c'è una band che suona Vasco Rossi, tipo. Sì, amatori, guarda che roba. Come vi dicevo, la band che suona Vasco Rossi dalle 20. Ieri c'era. Ieri c'era. Alter ego, ieri. Sei venuto ieri? No, non hai visto niente. Siamo qua per la diapason. Siamo qua per la diapason, ragazzi. Signori, andiamo a ordinare. Cosa c'è da mangiare qua, boss? Cosa c'è da mangiare? Si smezza un Si può dire, secondo. però hai finito tutto. I Ci secondi facciamo un filo piatti testa. Sono tutti Mi sa che mi faccio dog e Ah, li hanno un patatine. po' cancellati i secondi. Mi sa ho dog e patatine, è l'unica Il risotto è avanzata. buono, eh. Sì. Ci facciamo un hamburger con patatine in due. Ma non c'è neanche scritto quanto costa. Guarda le lattine, un euro in meno della sagra di Ah, c'è scritto Novaglie. qua, aspetta, patatine va Un euro in scritto. meno Pizza margherita della sagra di 3,50. Novaglie, Giovanni. Un euro in Quindi che meno. devi fare? Ma alla fine abbiamo optato per il risotto, ma. Questa roba no. Eh sì, non ti sta nessuno cagando. Nessuno ti sta cagando qua. Cosa hai preso? Risotto, alta, sta sale. Triplo, Triplo. troppa fame. Tanta fame, bro. È tanta fame. Andiamo giù. Allora, qua potevano mettercene anche un po' di più, però sembra buono. Dov'è che sono gli altri? Hanno detto qualcosa? Prendiamo lì le cose, quindi boh, non so se l'hanno già Andiamo preso. là. Vabbè, un po' Comunque, deludente ragazzi, questa sagra. stavo per dire. Molto overrated. Però dai. Risotto, poteva mettere un po' di più, le patatine. Il triplo. Tranqui. È molto caratteristica.
Tu sei patriottico di quella rinovaglia? non c'è dubbio. Il broccolo è... Broccolo è vita. 10 volte. Beh, certo. Sì, un altro livello. Non c'è dubbio. Niente ragazzi, non ho videocamerina con me e... Lunedì 20 di notte, adesso torniamo a casa, passeggiatina, mi sono fatto un botto di chilometri oggi tra una roba e l'altra e sono anche abbastanza stanchino. Stasera tiro fuori il portafoglio per la sagra e sono spariti, cioè tutti i contanti che avevo dentro me li hanno rubati mentre ero al lavoro. Ma la cosa che mi dà fastidio era al 99% le persone con cui ho lavorato oggi e non è neanche tanto il fastidio dei soldi in sé, perché vabbè quelli cioè, vanno e vengono. Sì, sono 70 euro, mica pochi, però vabbè, è più l'idea che devo sempre stare attento alle persone, che c'è gente disonesta che mi dà fastidio, forse per me. Comunque giornata molto intensa, devo tornare a casa, domani devo editare un sacco di video, sia per YouTube che per lavoro, ancora un tot, devo editare anche le foto di oggi, quindi... Hai voglia? Io adesso vado a prendermi il motorino, si torna a casa, voglio farmi una bella dormita, spero almeno 8 ore che devo recuperare un bel po' di sonno anche tratto di questi giorni, perché cioè, mi sveglio dormo sempre a 6 ore e mezza, quel che è. E quindi non so, volevo recuperare un pochino, tanto so che per un motivo o per l'altro, anche se vado a letto alle 2 mi sveglio alle 7. E quindi sono sempre un pochino fregato. Va bene, boss. Che cazzo vuoi? E so che non dormirò probabilmente nulla, come al solito. Domani mattina mi sveglio e inizio a editare tutti i video, tutte le cose. Ah, in tutto questo il braccio mi sta morendo perché lo tengo puntato col telefono così. Sono abbastanza stanchino, vi dirò.